Bentornato, amico, per il nostro secondo appuntamento settimanale con il paranormale. Come sempre ti consiglio di guardare il video a schermo intero, da solo in una stanza buia ed indossando le cuffie, se vuoi godere appieno dell'atmosfera che si andrà a creare. Ed ora possiamo iniziare. Questa donna, chiamata Marlene White, racconta che di recente cose molto strane hanno iniziato ad accadere in casa sua. Lei dice che personalmente non ha visto né sentito nulla, ma il figlio di 9 anni ha iniziato a comportarsi in maniera molto strana. Nello specifico, racconta di averlo sentito parlare da solo durante la notte, cosa che non aveva mai fatto prima, e quando gli ha domandato cosa stesse facendo, il bambino le disse che ha un amico che alcune volte va a fargli visita durante la notte, al quale però ha promesso che non avrebbe raccontato nulla alla madre di lui, tantomeno detto il suo nome. Poi, un pomeriggio, la donna, che era spaventata dal racconto del figlio, sentì un suono nel bagno e quando entra, questo è ciò che vede. Who are you? Hello? Si nota chiaramente quello che sembra un bambino in piedi dentro la doccia. Potrebbe essere uno dei figli di Marlene, anche se lei assicura che non lo è. Così un altro giorno mostra come apparirebbero i suoi figli dentro la doccia. Stand in the shower real quick so I can show people something, please. Shut the door. Dang, you colorful, boy. Okay, you can get out. Come here, child. This is literally what you guys want. Like. That was not my babies. In the shower. Please just stop. Il più grande è molto più alto dell'ombra, mentre il più piccolo a malapena riesce a tenersi in piedi. Marlene non ha idea di cosa sia quella figura oscura e dice che, ricordandosi del racconto del bambino, in quel momento ha avuto i brividi di terrore per tutto il corpo ed è per questo motivo che non ha aperto la doccia per guardare. E continuiamo con una vecchia conoscenza sul canale, il cacciatore di fantasmi cinese Shaolong, che questa volta arriva quasi al confine con la Corea del Nord ad investigare in una vecchia fattoria abbandonata. L'azienda era di proprietà di una famiglia molto umile, ma il capofamiglia sembra avesse un temperamento aggressivo e spesso crudele con i suoi familiari. Poco a poco, i figli, crescendo, iniziarono a lasciare la fattoria, fino ad abbandonare completamente il padre, che lì rimase solo fino al giorno della sua morte. Come sempre, Shaolong trasmette le sue esperienze in diretta streaming. Questa volta era da solo e al principio si imbatte in degli strani segni, forse dei talismani, affissi su molte delle porte della casa.我操你妈，这是符啊！我操他妈，这个符都录老传回了，符，知道吗？哈密拉咪摩咪摩，真没有。 没有人气儿，这应该是做什么玩意儿的？还有俩模特呢。
Una grossa asse di legno cade verso Shaolong. Potrebbe anche essere solo una strana coincidenza. Dopotutto la casa è vecchia e cade a pezzi. Ma quello che accade dopo è molto più difficile da spiegare. Le due finestre si aprono bruscamente da sole mentre la porta si chiude. Shaolong allora esce fuori per calmarsi un attimo, ma poi decide di rientrare. Arriva così in una stanza piena di vecchi mobili, pezzi di legno e cose appartenute ai vecchi proprietari. Un volto magro, pallido e spaventoso sembra stia osservando Shaolong dalla finestra, ma quando va a controllare e apre la finestra trova solo un vaso di terracotta proprio nel punto in cui prima c'era il volto. Sono certo che non sia stato un'illusione ottica, infatti confrontando le due immagini si notano cose completamente differenti. Dopo questo evento, Shaolong dice di sentire una presenza sinistra e mentre cammina nella casa si imbatte in un altro vaso di terracotta. Si tratta di oggetti rituali utilizzati per contenere le ceneri dei defunti, ed il tessuto rosso che viene posto sotto di essi serve a tenere lontani gli spiriti maligni. Io.我操你妈这是井我操你妈呀我他妈跟他妈的那啥是一样的呢这底下还带个小布 我操你妈！那啥玩意儿呢？啊！哎哎！我操你妈的！
操你妈！我操你妈的！操你妈！Spaventato da un presunto movimento, Shaolong dà un calcio all'urna rompendola e dopo esser scappato di lì, torna per controllare. Delle mani escono fuori dalla terra e tutti quelli che hanno visto questo video non possono crederci. Ma dopo questo evento, Shaolong decide di abbandonare la fattoria. Potrebbe trattarsi dunque dello spirito del vecchio morto in solitudine, o sono solo un mucchio di effetti speciali? Tu cosa pensi? Una ragazza di nome Nina Anton ha recentemente condiviso un video spaventoso di suo nipote Annie. Nel video, il bimbo scopre la telecamera nascosta che era stata posizionata in camera sua per controllarlo. Ma quello che accade è qualcosa che non ti saresti mai aspettato. Improvvisamente appare il volto spaventoso di quella che sembra essere una donna anziana. Nina dice che il bambino era completamente solo in quella stanza e che non hanno idea di cosa sia ciò che si vede in video. A quanto pare, qualcun altro si prende cura del piccolo, o almeno questo è ciò che crede Nina. Come sempre, che il video sia reale o meno, questo dimmelo tu. Un ragazzo messicano di nome Israel Escalante ha di recente pubblicato una serie di video sul suo profilo Facebook. Racconta che circa 3 anni fa, quando si trasferì nella sua nuova casa, iniziò a sentire degli strani rumori, come porte che sbattevano, luci che lampeggiavano e le voci di bambini che duravano fino all'alba. Quando io vivia solo si escuchavano ruidillos, medio extraños. Y mi abuelita y mi mamá vinieron a bendecir la casa, entonces dejaron de escucharse esos sonidos extraños. Cuando mi esposa decide venir a vivirse para acá, es cuando vuelven un poquillo los ruidos extraños a escucharse aquí en la casa ya. Come racconta nel video, dopo che la moglie andò a vivere con lui, gli eventi paranormali ricominciarono ed iniziarono a sentire degli strani suoni. Questa volta però provenivano solo da una stanza. Sembra infatti che qualcosa si muovesse in quella stanza per tutta la notte. Un giorno così decise di registrare ciò che accadeva e questo è ciò che ha filmato. Y aquí recientemente es donde los juguetes se han prendido. Aquí, este es el cuarto de juguetes de los chamacos. Ay, disculpen el tiradero, pero de repente se escuchan, ¡qué ole! Eso no es algo preparado, De repente se escuchan así cosillas medio extrañas. Ese pianillo es el que se empezó a aprender. Oh, no manches. No te pases de lanza. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, te pases de lanza. Se está moviendo ese. Ese caballo, hijo, se está moviendo el caco. Se está moviendo el caco, pa. ¿Sí vieron que se movió el caco? ¿Quién eres?
haciendo ese cálculo. Un giocattolo si accende da solo ed il cavallo a dondolo si muove senza che nessuno lo tocchi. Dopo poco pubblicò un altro video in cui raccontava ciò che stava succedendo, ma l'ultimo video di Israel è uno in cui lo si vede sdraiato a letto verso le 3 del mattino. Si era svegliato perché aveva sentito questo. Se i suoi video sono reali, non possiamo saperlo, ma sembra che le cose siano solo all'inizio e quasi di sicuro ti aggiornerò con la sua vicenda in futuro. Dopo la sua costruzione negli anni 60, l'hotel Onsen nella città di Tahin in Giappone passò per numerose disgrazie. Si racconta che la terra sulla quale venne costruito era già maledetta da un'entità maligna e la gente del posto racconta che una donna morì in circostanze terribili all'interno della costruzione e che ancora oggi il suo fantasma infesta quel luogo. Poi, anni dopo, a causa di un'intossicazione alimentare, la reputazione dell'hotel venne rovinata per sempre. Come se non bastasse, un terribile incendio distrusse metà della struttura, togliendo la vita a vari ospiti, e per questo venne chiuso per sempre. Tutti questi terribili eventi consecutivi lasciarono il proprietario in bancarotta, che decise così di togliersi la vita saltando dal tetto del suo albergo. La struttura è ormai abbandonata da quasi 40 anni ed i pochi che lo hanno esplorato raccontano di aver visto lo spirito di una donna ed anche quello di un uomo, forse il proprietario. Così, dopo aver sentito questa storia, due esploratori del paranormale giapponesi decidono di andare ad indagare. Entrambi vanno a scattarsi alcune foto nel bagno al secondo piano, che secondo i racconti è uno dei luoghi con maggiori attività paranormale. Ma le cose prendono rapidamente una piega inaspettata. こっち見てるよね。ああ、見える。確かに見える。え、本当だ。え、こっち見てるよね。本当だ。ありえないよね、でも角度的に。うん、ありえない。え、ここに反射しちゃう。そうだよ。いやいや。え、これ、え、こっち見てない?普通に見て。Nelle foto del primo ragazzo non si vede nulla di strano, ma con il secondo, in una delle foto, il suo riflesso sembra stesse guardando proprio verso l'obiettivo. I due si spaventano un poco, ma decidono di continuare con l'esplorazione e salgono verso il tetto, raggiungendo lo stesso punto in cui il proprietario si dice si lanciò. Mentre controllano in giro, qualcosa però spaventa il cameraman. Il cameraman dice di aver sentito la voce di una donna vicino a lui e per la paura ha lasciato cadere la telecamera. Ed è in quel momento che succede qualcosa di spaventoso. ちょっと待って。え、女の子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 
ここで超カメラに当たるよね。
lo hai visto. Quando la telecamera gli cade di mano, qualcosa sembra avvicinarsi sempre più all'obiettivo. Pare il viso di una persona. Potrebbe essere lo spirito della donna che perse la vita nell'hotel o quello del vecchio proprietario. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e recuperare quelli che hai perso durante la settimana. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video.